Oggi conosceremo la nutria, un mammifero che purtroppo si trova al centro di molte discussioni, anche se a vederlo non si direbbe. Il nome scientifico della nutria è Myocastor coipus. Questo nome trae origine dalle parole greche mio, che vuol dire topo, e castor, castoro, per via di alcune caratteristiche che accomuna questi animali alla nutria. Come quella di rosicchiare, infatti sono tutti membri dell'ordine dei Rodentia, da rodere, ma appartengono a sottordini del tutto diversi, che nel caso della nutria è quello degli Istricomorfa, a cui fanno parte anche gli istrici, i cincillà, le cavie e i capibara. Da questi la nutria si distacca per la sua famiglia di appartenenza, cioè quella dei Miocastoride, di cui è l'unica specie a farne parte. Invece la parola coipus deriva dallo spagnolo coipu e significa di origine araucana, ovvero delle zone del Cile e dell'Argentina. Anche il nome comune nutria è riconducibile ad un altro animale, infatti si riferisce alla parola latina lutra, ovvero lontra, per un errore storico dei coloni spagnoli, ma in realtà le due sono molto diverse, basti pensare che la lontra è carnivora mentre la nutria è erbivora. È originaria delle pianure del Sud America e sulla base della provenienza geografica specifica sono state riconosciute quattro sottospecie. Tra queste, ad esempio, la sottospecie Melanops risulta essere più scura delle altre, probabilmente perché è proveniente da zone molto fredde e umide dell'estremo Sud America. Sulla base del colore della pelliccia esistono poi tantissime varietà che sono state selezionate dall'uomo. Quelle più diffuse in Italia sono quella bruna, albina, Groenlandia chiaro e oro marrone. Mentre altrove si possono trovare anche quelle di colore nero, ambra oro, mosaico, bluastra, pastello, acciaio oro, Groenlandia scuro e perla. Queste selezioni sono avvenute nei microallevamenti di nutria che sono stati creati a fine 800 in diversi paesi. Il loro scopo era quello di soddisfare la crescente richiesta di pellicce che in quel periodo andavano di gran moda e che per via di una caccia sfrenata lo stavano portando all'estinzione nel suo habitat d'origine. La pelliccia della nutria veniva molto apprezzata ed era conosciuta come pelliccia di castorino per la somiglianza dell'animale al castoro. Per questo motivo la nutria è stata portata in tante parti del mondo dove prima non esisteva, come in Nord America, Nord Europa e Asia, e intorno al 1920 è giunta anche in Italia, precisamente in Piemonte. Intorno al 1980 però la richiesta di pellicce diminuì e gli allevamenti vennero chiusi, mentre gli esemplari rimasti vennero liberati e cominciarono ad insediarsi nella pianura padana, che offre un habitat a loro congeniale. Vista la sua spiccata adattabilità e l'assenza in Italia di predatori naturali per gli esemplari adulti, come ad esempio il caimano, pian piano dal Piemonte si diffusero coloni in tutto il nord e centro Italia e in misura più ridotta anche nel meridione e sulle isole. E oltre che in pianura è stata avvistata anche in zone di montagna fino a 1200 metri. Purtroppo è stata considerata una specie infestante ed è inclusa nella lista delle 100 specie più dannose al mondo, stilata dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura. I motivi sono diversi e sono riconducibili al suo stile di vita, che in maniera indiretta provoca disagi alla popolazione. Uno dei principali è relativo al fatto che in assenza di ripari naturali è lei a scavarsi la sua tana lungo gli argini dei corsi d'acqua dove vive. Queste tane possono rivelarsi veri e propri cunicoli estesi parecchi metri, che possono diventare un serio pericolo per la tenuta degli argini e per i mezzi di lavoro che passano al di sopra. Le vengono attribuiti anche danni a dighe e sistemi di irrigazione. Questo problema risulta più forte quando questi luoghi sono scarsi di vegetazione, infatti sembrerebbe che in presenza di fasce boscate sfrutterebbe queste come riparo. Un altro punto motivo di discussione è relativo alla sua alimentazione. Essa si ciba di tutto ciò che è vegetale e che trova intorno alla sua area di abitazione. Si ciba di alghe, piante acquatiche, radici, erbe spontanee e così via, e per questo motivo è accusata di trasformare gli acquitrini in acque aperte e in alcuni casi sembra avvicinarsi e mangiare nei campi coltivati, soprattutto di tuberi, come barbabietole e patate. Anche in questo caso ci sono molti pareri discordanti. Le nutre hanno un udito e un olfatto eccellenti, ma la loro vista è parecchio scarsa e per questo motivo tendono ad essere schive. Trattandosi di animali molto timorosi, difficilmente si allontanano troppo dalla loro tana e tendono ad occupare lo stesso posto per tutta la vita. In caso di pericolo, la loro reazione principale è quella di fuggire, preferibilmente in acqua, visto che sono abilissime nuotatrici, mentre sulla terraferma camminano goffamente.
Ma se sentendosi in pericolo, ad esempio in presenza di un cane, la nutria non dovesse trovare una via di fuga, cerca di difendersi come fanno un po' tutti gli animali abituati ad essere preda, e cioè soffia, inarca la schiena, mostra i denti e tenta di mordere. Vista comunque la sua indole tendenzialmente docile, si contano numerosi casi in cui viene tenuta come animale da compagnia. Veniva ritenuta anche vettore di alcune malattie come la leptospirosi, ma sembra essere un rischio equivalente a quello di altri animali selvatici presenti sul nostro territorio, come lepri, cinghiali e così via. I predatori naturali dei suoi piccoli sono mustelidi, cani randagi, lupi, rapaci, siluri, lucci e aironi e vanno in sofferenza anche se si verificano estati siccitose e inverni particolarmente rigidi. Infatti c'è un alto tasso di mortalità, circa l'80% nei piccoli di età inferiore a un anno. Le femmine partoriscono due volte l'anno dopo una gestazione di circa 4 mesi e partoriscono una media di 4-6 cuccioli, che alla nascita sono completamente ricoperti di peli, pesano circa 100 grammi e tengono gli occhi aperti. Essi possono sopravvivere da soli già dopo 5 giorni, ma tendono a stare con le madri per altre 4-6 settimane, mentre raggiungono la maturità sessuale dopo 4-6 mesi. Le femmine hanno 4-5 paia di mammelle situate in alto e ai lati, per favorire l'allattamento anche durante il nuoto. Restano immerse parecchi minuti e per nuotare si spingono in avanti con colpi alternati dei piedi posteriori, lunghi 12-15 cm, che sono palmati, cioè oltre 5 dita hanno una membrana natatoria. Tra i roditori è uno dei più grandi, con una lunghezza di 40-60 cm per 7-10 kg di peso, mentre la coda è cilindrica e lunga 35-40 cm, ricoperta da pochi peli e scaglie. Il suo corpo è robusto e tozzo, con zampe corte e una testa grossa e di forma triangolare, per via del muso che è corto, e da cui emergono due grandi incisivi il cui smalto è di colore arancione acceso. Occhi e orecchie sono piccoli, mentre il mento è ricoperto di peli bianchi ed è dotata di vibrisse abbastanza lunghe. La sua pelliccia presenta peli rigidi che coprono un sottopelo forte e lanoso. Le parti ventrali sono meno ruvide e più chiare delle dorsali, e in inverno la pelliccia diventa più folta. In natura vive 4-6 anni, mentre in cattività può arrivare fino a 18 anni. Le femmine imparentate tra loro vivono in piccoli gruppi, mentre i maschi sono più solitari. Generalmente è notturna e serale, ma viene vista anche di giorno, soprattutto nei periodi freddi. Nel piccolo, per tenerle lontane dai propri orti, si possono usare delle reti antitalpa da disporre a 50 cm sottoterra o utilizzare dei repellenti e disabituanti disponibili in cubetti di gel. Ad ogni modo, un ambiente più sano permetterebbe un equilibrio naturale, rendendo migliore la convivenza con questo animale. Grazie per aver seguito questo video fino alla fine e se vi è piaciuto iscrivetevi al canale per vedere gli altri contenuti che pubblicherò. Un saluto e a presto!